Ciao da Non Solo Anima. Oggi siamo venuti ad incontrare Salvatore Brizzi. Ciao Salvatore. Ciao. Vogliamo parlare con Salvatore di Officina Alchemica. Prima però di addentrarci virtualmente nel tuo libro, vorremmo chiederti quando è iniziato in te l'interesse per l'alchimia. L'interesse per l'alchimia è nato dopo un periodo difficile della mia vita, l'interesse più che altro per il lavoro su di sé in generale, che poi col tempo è diventato anche interesse per l'alchimia. Stavo attraversando un periodo difficile di depressione interiore e ne sono uscito grazie al lavoro su di sé, facendo proprio un lavoro interiore quasi da autodidatta e poi andando ad approcciare i primi libri di alchimia. Ho riconosciuto nei libri di alchimia qualcosa che avevo già fatto interiormente. Quindi ho fatto un percorso a ritroso. Non sono partito dai libri, sono partito da un'esperienza personale mia e poi leggendo i libri ho capito cosa volevano dire quando parlavano di trasmutazione interiore delle emozioni. Quindi chi è l'alchimista? L'alchimista è qualcuno che lavora principalmente all'interno di sé, a livello psicologico e poi spirituale. E questo libro com'è nato? Tu dici l'alchimia come via per la felicità incondizionata. Ci puoi spiegare cosa intendi? L'obiettivo è proprio quello. L'obiettivo è arrivare a uno stato interiore di benessere. Quindi non sto proponendo né promettendo niente di trascendentale. Semplicemente uno stato di benessere interiore, di serenità. Riuscire a vivere da normali. Perché in realtà noi pensiamo di essere normali, ma non lo siamo proprio per niente. Quindi il libro, e così come il lavoro su di sé, secondo me ha raggiunto un grande obiettivo quando riesce a portare un essere umano ad essere normale, quindi sereno interiormente, senza problemi, senza paura, senza aggressività verso la vita. Normale come tornare a una condizione che avevamo forse e non abbiamo perso? Sì, sì, come tornare alla vera condizione dell'essere umano. Prima dell'intrappolamento, prima che entrasse nella trappola terrestre. Ovviamente è utile che sia entrato all'interno di questa trappola. Ogni essere umano entra qui proprio perché addormentandosi può poi svegliarsi. E nel libro tu ci parli di due tipi di alchimia, cioè l'alchimia inferior e l'alchimia superior. Ci fai capire questa differenza? Come mai ci parli di due? Nell'alchimia inferior, nell'alchimia più, diciamo, più adatta a chi sta cominciando, si lavora sulle emozioni negative, quindi si lavora partendo dal basso. Nell'alchimia superior si lavora partendo direttamente dalle emozioni superiori e dalla mente astratta, quindi si lavora col cuore, si lavora già direttamente col cuore. Per questo dico che l'alchimia inferior è più adatta per chi sta cominciando, perché solitamente l'emozione superiore è qualcosa che viene dopo un po' di tempo e quindi è più normale e forse anche più utile all'inizio partire dal lavorare con le emozioni negative, quindi lavorare sulla depressione, sulla rabbia, sul senso di impotenza, sul senso di inadeguatezza e da lì andare verso l'alto. Invece in quella superior io parto già dalla gioia, per esempio, parto già dalla capacità di vedere la bellezza dell'essere umano, la bellezza nell'altro, dall'amare il proprio nemico, quindi è già qualcosa di superiore. E anche quello produce l'alchimia. A questo proposito vorrei leggere un pezzettino del libro che poi magari ci commenti e ci spieghi bene. Ogni volta che ci abbandoniamo a un'emozione negativa, danneggiamo tutti gli abitanti della Terra, i quali, anche a causa nostra, troveranno più facile arrabbiarsi, lamentarsi o sentirsi frustrati. La maggior parte di noi prova già delle emozioni superiori. Ogni volta che perdoniamo, ci commuoviamo, proviamo amore disinteressato, sentiamo compassione o andiamo in estasi davanti a un'opera d'arte, stiamo esprimendo delle emozioni superiori. Questo può accadere perché in verità tutti noi, in diversa misura, siamo già identificati con l'anima. Qualcuno molto, qualcuno quasi per nulla. Senza un preciso lavoro su noi stessi, questi rimangono però eventi sporadici e fuori dal nostro controllo. L'alchimista vuole poter provare gioia a sua discrezione, indipendentemente dagli accadimenti del mondo esterno,
a cui l'uomo comune è invece legato, utilizzando le potenzialità dell'anima e del suo organo di espressione, il cuore. Potremmo aprire un dibattito che dura in eterno, sì, però, per due ore. Però, diciamo, darci una pillola. Sì, riguardo la prima parte, il fatto che ogni nostra emozione negativa serve a inquinare il pianeta. Quindi noi pensiamo che ciò che proviamo sia all'interno di noi. Invece ciò che stiamo provando nasce all'interno di noi, però poi influenza e quindi, se un'emozione negativa inquina, tutto il resto del mondo, innanzitutto coloro che stanno intorno a noi, e poi questa emozione si espande e va a toccare tutti i punti della Terra. Per quanto riguarda invece la seconda parte, cioè il fatto che noi già proviamo emozioni superiori, sì, è perfettamente vero, noi proviamo già questi momenti di commozione, quindi abbiamo dentro, in embrione, la capacità di arrivare direttamente a conoscere la nostra anima, a identificarci totalmente con l'anima. E questo lo dimostrano i momenti in cui vediamo la bellezza nella vita di tutti i giorni, i momenti in cui ci commuoviamo davanti a un film, in cui riusciamo a perdonare qualcuno. Quindi c'è già in noi. Si tratta solo di riconoscere questi momenti, coltivarli e cercare di mantenerli il più a lungo possibile all'interno di sé. Ci parli di crearci un testimone, un osservatore. Può essere questo quello che ci porta a riuscire a fare quello che stai dicendo adesso? Sì, la fase della creazione del testimone è importantissima. Infatti l'alchimia, soprattutto nella sua fase iniziale, non si basa tanto sul agire sull'emozione negativa. Noi non sappiamo neanche cosa andare a toccare nella nostra macchina biologica, cioè nel nostro apparato psicofisico. Quindi, anche potendo agire direttamente sull'emozione, non sapremmo cosa fare di più giusto o di meno giusto. Allora all'inizio si tratta di osservarsi e di creare un testimone, di creare qualcuno che non è toccato dall'emozione negativa, che sta a osservare l'emozione negativa, proprio come un testimone. Questo fa sì che, distaccandoci sempre di più, entriamo sempre di più in quella che è l'essenza. Per cui a un certo punto inizia il lavoro anche sull'emozione negativa, però noi ne siamo già fuori. Proprio uscendone riusciamo poi finalmente a provare delle vere emozioni. Nell'ultima parte, nell'ultimo paragrafo del tuo libro, affermi: siamo artisti. Puoi anticiparci qualcosa? Puoi dirci qualcosa riguardo? Siamo artisti anche per il motivo di cui stavo parlando prima, perché già ognuno di noi ha dentro questo. Noi siamo anime che si sono incarnate, siamo anime che credono di essere dei corpi, siamo anime che hanno un corpo, non un corpo che ha un'anima. Questa è una differenza importantissima. Quindi dentro di noi siamo già artisti, e il comportarci da artisti fa sì che altre persone vengano influenzate da questo, perché l'arte è qualcosa che proviene direttamente dall'anima. Quindi se io compio un'opera d'arte, che può essere qualsiasi cosa, anche un gesto molto semplice può essere un'opera d'arte, sto in realtà vibratoriamente influenzando tutti quelli che sono intorno a me. Quindi, così come posso inquinare l'ambiente con le emozioni negative, posso anche irradiare emozioni superiori verso l'ambiente e quindi elevare l'ambiente in cui sono. Questo è il significato del vero artista. Quindi anche un pasticcere può essere artista, non solo un pittore.